Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, in questa nuova serie. Noi siamo i Triple Ten. Ok ragazzi, allora abbiamo iniziato subito una nuova serie perché PlayStation 3 non ci andava più di farla. Era troppo lavoro da fare, poi la grafica non era un granché. Comunque Minecraft appunto lo continuiamo adesso qua sul computer, facciamo Pixelmon. Allora ci ha spawnato su questo nuovo mondo. Come Pokémon iniziale ho scelto Charmander perché mi piace quella sua ultima evoluzione, Charizard, che mi piace parecchio. E adesso ho messo la cassa bonus iniziale per vedere che cosa c'è da dentro. Ho inventato una ghicocca. Allora ragazzi, intanto per non lo sapesse, adesso spiego tutto. Allora intanto una ghicocca rossa, una ghicocca nera, buono. Delle assi di legno, ok. Qua intanto tu miniante che mi aiuta a craftare la roba. Ok, abbiamo preso già da mangiare, della silegno. Ok ragazzi, vi spiego tutto perché qua c'è Madden. Vai Madden, un saluto. Ciao ragazzi, vi amo tutti, love you baby. Madden non ci ha mai giocato a Pixelmon. E infatti spiego un po'. Un'altra ghicocca rossa. Vi spiego un po' tutto per chi non sapesse. Allora, le ghicocche. Cosa servono le ghicocche? Le ghicocche, una volta cotte, per esempio le ghicotte rosse, possono essere usate per craftare la parte superiore della Pokéball. Per esempio, adesso vi faccio vedere. Ok, queste qua, noi abbiamo questo, ecco qua, sono le ghicocche, visto? Ghicocca rossa cotta. Se noi per esempio ne cuociamo tre di ghicocche rosse, ci dà fuori il coperchio per la Pokéball, che poi con l'incudine dovrà essere lavorato e diventerà un coperchio per una Pokéball. Poi con questa noi appunto potremo formare una Pokéball. Comunque vi farò vedere tutto più avanti. Quindi con ogni ghicocca, con quella si fa le Pokéball, con quella nera le Ultra Ball, quindi ci andate di quello che l'abbiamo trovata, con quella blu si possono fare le Master Ball. Comunque adesso vi faccio vedere, vi spiego tutto mentre giochiamo. Allora mi raccolgo le torce, le casse e la cassa, che può sempre tornare utile. E anzi, io non prenderei neanche del legno perché ci ha spawnato davanti a un centro Pokémon. Adesso vi spiego cos'è. Intanto delle ghicocche abbiamo. Una ghicocca nera. Vabbè, abbiamo già due ghicocche. Intanto lascio un Pokémon, ragazzi. Un Pokémon selvatico. Un Munchlax. Lo possiamo attaccare, però adesso preferisco di no, ragazzi. Vogliamo far vedere un po' in giro come. Allora, abbiamo trovato appunto le ghicocche, ah, qua c'è un'altra ghicocca blu, mi sembra che sia quella di prima, e la ghicocca rossa, eccole qua ragazzi, la ghicocca rossa, ecco qua, e si possono ripiantare per fare la piantagione. Intrecciato di fortuna che ci ha spawnato appunto davanti a questo Pokémon, a questo centro Pokémon. Ok, dobbiamo trovare l'entrata. Sotterraneo, ho fatto l'entrata ragazzi. Hanno paura degli zombie. Ok, ma hanno paura degli zombie. Vabbè, sì, ma tanto non c'è nessuno qua. Ma che cazzo. Anche basta con l'entrata. Che cazzo non fa. Vabbè ragazzi. Minchia, c'è già un botto di roba. Che culo. Allora ragazzi, questo qua è il PC. Il PC, per chi non lo sapesse, qua potete mettere i vostri Pokémon. Per esempio, quando ne mettete troppi, qua vi portate solo dietro la vostra troupe principale. Se non volete un Pokémon, lo mollate nel coso, nel computer. Io non posso perché ho solo un Pokémon, me lo devo portare dietro. Queste qua servono per curare i vostri Pokémon. Se lo mettete, sentite, il vostro Pokémon verrà curato. Eccolo qua, il nostro Pokémon, vabbè, era già curato, quindi ce l'abbiamo già curato. E questo qua, ok, questo qua è invece per fare gli scambi Pokémon, per scambiarvi Pokémon, per esempio se siete più giocatori, però non è il nostro caso. Quindi boh ragazzi, noi siamo già qua, quindi non c'è neanche bisogno di costruirci una casa o qualcosa. E quindi adesso andremo in giro a cercare un po' di petrisco. Figa. Un po' di petrisco per prendere appunto un po' di petrisco per farci la fornace. Quindi ragazzi, per non annoiarvi troppo, salto questa parte e ci vediamo dopo. Ciao belli. Ok ragazzi, abbiamo trovato qua la roccia petrisco, quindi ci facciamo la nostra, ce la prendiamo, che ci servirà. Allora vi dico già una cosa, il petrisco, vabbè, serve per fare le fornaci, quindi la fornace, poi vista, intanto il carbone ci serve, serve per farci appunto le fornaci. E il petrisco, per chi non lo sapesse, una volta cotto fa la pietra, quindi questa qua che noi troviamo, quella che noi troviamo in natura. E la pietra
La pietra facciamo i pulsanti. I pulsanti ci servono per craftare le Pokéball. Quindi ragazzi, ci prendiamo già anche un po' di pietra. Almeno ci facciamo già un po' di fornaci, perché ragazzi, in questa mod vi consiglio di farvi un bel po' di fornaci. Almeno mettete a cuocere più chicocche, perché chicocche non possono nella fornace, non potete mettere insieme chicocche di tutti i tipi. Cioè in una chicocca dovete metterci un po' come tutta la roba, solo le chicocche rosse, le chicocche blu. Quindi se volete far prima e cuocere quindi la roba, vi consiglio appunto di farvi più fornaci, che almeno il lavoro è più facile. Intanto là c'è un asset, come si chiama, non mi ricordo più io, dei Pokémon. È Mena quello. Machoc. Bastardo. No, 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 scappa, scappa. Mi ammazza questo, mi ammazza. Scappa. Scappa. Cado. Me l'ha ammazzato. Vaffanculo, voglio andare a vedere. Me l'ha ammazzato, ragazzi. Il nostro Charmander è già morto. Va già bene che siamo vicini a un centro Pokémon, perché sennò prima di craftarci una macchina guaritrice ce ne vuole, ragazzi. Dobbiamo trovarci l'alluminio. Perché, ragazzi, per chi non lo sapesse, in questa nuova mod c'è un nuovo minerale, Madden. Quindi anche per te che non lo sai. Che bello, c'è un alluminio, oh mio dio! Alluminio. Che è come il ferro, un pochino più di color giallastro. E ragazzi, appunto, può essere. Ha le stesse proprietà del ferro. E con l'alluminio possiamo farci le piastre d'alluminio. Pikachu! No, Raichu! Vogliamo farci le cose d'alluminio, le piastre d'alluminio. Che insieme a un diamante possiamo farci appunto la macchina guaritrice. Però il diamante non ce lo dobbiamo trovare. Quindi va già bene che a noi ci ha spawnato vicino a un centro Pokémon. Almeno ci evitiamo la fatica di crearcene. Che c'è? Vai furetto, parlo. La roba gialla. La roba gialla là. Vai. Cos'è? Ragazzi, abbiamo trovato dei frammenti di pietra. Abbiamo trovato dei frammenti di pietra tuono, mi sembra. Sì, frammenti di pietra tuono, ragazzi. Oh, scusa, come si può? Frammenti di pietra tuono. Anche qua degli altri. Buonissimo. Allora, i frammenti di pietra tuono ci servono per fare poi la pietra tuono. La pietra tuono cosa serve? La pietra tuono. E serve per riempire la orb. La orb è tipo una specie di sfera che ci dropperanno i boss, i Pokémon boss. I Pokémon boss sono quei Pokémon di color rosso, blu, verde che troveremo in giro. E ci dropperanno questa sfera, che può essere riempita o dalla pietra tuono o dalla, adesso altri non mi ricordo, comunque dalla pietra foglia, adesso mi ricordo bene il nome, scusate, o dalla pietra quella là, ghiaccio. E ognuno può evocare appunto il Pokémon leggendario, l'uccello leggendario. Per esempio la pietra tuono evoca Zapdos, quindi quel Pokémon giallo nero che fa così. Capite? Abbiamo trovato qua una grotta, ragazzi, però prima abbiamo rotto il piccone, quindi io direi di tornarci al nostro centro Pokémon, che ormai è diventata la nostra casa. Ci craftiamo una bella fornace e intanto prendiamo della legna dietro, cioè dobbiamo avere per farci dei picconi, sì. Ce ne prendiamo semmai ancora un po', tanto abbiamo la nostra ascia. Tu furetto, che hai da dire su questa mod? Che è anche tu. Che mi dispiace che non ci siano più i mob di notte, mi mancano. Anche se ogni tanto i creeper ti potevano far esplodere a casa, mi mancano comunque. Sì, in effetti, ragazzi, sì che i creeper e gli zombie sono un po' un rottura di palle, però il gioco è quello. Di notte, infatti, è un po' una palla la notte, ragazzi. È un po' una palla perché comunque senza mostri e quella roba là non ti diverti neanche. Però la notte si spawnano nuovi Pokémon buio, Pokémon spettro, che possono essere catturati. Tu invece, Matt, che con i creeper non andavi tanto d'accordo, che ne pensi? Che di qua non ci sono, qua è un mondo senza creeper. Minchia, meglio Diesel! Senza sti creeper che ti rompevano i coglioni tutta la mattina e la sera. Finalmente ti puoi respirare anche l'erba, la flora, la fauna, finalmente, Dio santo. Ora invece che mentre avevi paura che c'erano i creeper, ora non ci sono più per fortuna, però come hai detto tu sarà anche una palla. Eh sì, giustamente, anche per me, almeno per me, poi ragazzi voi pensate un po' come volete, però per me è un po' una palla comunque senza creeper quella roba. Allora intanto la crafting ce l'abbiamo, no, ce la dobbiamo fare, ragazzi, quindi crafting, oggetto facile da fare. Allora, quattro banche di legno, abbiamo preso la crafting, ce la molliamo, dove ce la molliamo, dove ce la, no, qua ci fa luce, ce la molliamo qua all'inizio,
Ci ammogliamo. Ma basta, tu sto piano superiore, va bene furetto. Oh, ci ammogliamo qua all'entrata e basta. Oh, furetto. Ok, ci craftiamo altre assi di legno. Carbone ce l'abbiamo, però pensavo, ce le teniamo, con questo ci cuociamo le cose. Aspetta, facciamo una cosa, perché col carbone ci facciamo le torce. Almeno andiamo alla miniera. Usa il legno per bruciare. Usa il legno per bruciare. Per fare il carbone, ecco. Sì, appunto, ci facciamo la carbonella, facciamo prima. Allora, ragazzi, per chi non lo sapesse, per craftare la fornace, ecco qua, sì, lo so, però io ripeto sempre tutto. Io ripeto, stai zitto, brutto furetto addomesticato, frocio. Sempre niente contro i froci, però lui lo è tanto. Mi dispiace dirlo, però. Ma fanculo, sei tu il brutto coglionazzo di merda che dice sempre, vi lecco, vi lecco. Ma io lo dico per voi. Ok, basta ragazzi, basta che qua si sta trasformando tipo battaglia rap, Eminem contro Papa Doc, lasciamo stare. Chi è Eminem? Zen, io sono Papa Dog. Allora ragazzi, ci craftiamo la roba e ci... Ah no, una cosa è vero, prima di craftare vi volevo far vedere cosa c'è. Se noi mettiamo per esempio la ghicocca rossa, eccolo. Cioè il capezzolo? La mettiamo qua a cuocere. Adesso aspettate, ci verrà fuori la ghicocca rossa. Quindi faremo queste cose qua con tutte le altre ghicocche, prenderle cotte. E boh, intanto ci faremo un piccone e delle torce, quindi, e poi andremo in miniera. Ragazzi, ci vediamo dopo, ciao belli! Ok ragazzi, bentornati, siamo qua nella miniera. E ci siamo fatti, vabbè, piccone. E niente, ci prendiamo adesso il carbone che ci serve, come avevo già ripetuto prima. Allora carbone, ci prendiamo il carbone. La miniera è un po' una parte noiosa, che comunque dovete solo vedere a noi che scaviamo, però intanto se incontreremo il nuovo minerale ve lo faremo vedere, perché comunque è carino, è carino. Ha un po' di utilizzi, questo può essere utilizzato nell'incudine, infatti però non dovrete usare l'incudine di Minecraft, ma dovrete usare un incudine compreso in questa mod, che si faranno con, mi sembra, 8 o 7 lingotti di ferro. Comunque allora ci sono fatti le torce, ci sono fatti anche le torce, quindi scendiamo, si scende ragazzi, si scende. Ma qui ci sono i dungeon. Dei dungeon ci sono qua nelle miniere? Non lo so, penso di sì. Sinceramente non lo so. Sì, ci sono, lo so io per certo. Allora, bello. Allora, furetto, tu. Andiamo prima in su o andiamo giù subito in basso? Andiamo in giù, subito in basso. Nelle profondità della terra. È ferro. Abbiamo trovato il ferro. Allora ci prendiamo il ferro, raga. Ah, ragazzi, una cosa. In mezzo alla ghiaia, compresa tra una profondità, Fede, tu lo sai che non mi ricordo. Da 20 a 50. Ah, ok, tra 20 e 50 possiamo trovare i fossili. Però sono molto rari. Sì, sono molto rari i fossili. I fossili, ma intanto te lo spiego anche a te. I fossili cosa servono? Una volta ripuliti, appunto ci dà a noi, tipo, in un mondo precedente ci ha dato dell'ambra, una bella genere, che messa una speciale macchina chiamato rivitalizzatore, ci dà fuori il nostro Pokémon fossile, che però è di livello 1. E basta, quindi poi lo dovremmo far aumentare. Però non c'è bisogno di combatterlo. Mettiamo una Pokéball dentro al rivitalizzatore, ce lo cattura in automatico. Tipo io nel mondo precedente, che abbiamo creato un mondo di prova, perché comunque l'abbiamo scaricato solo da 2 giorni questa mod, e quindi volevamo fare un po' di pratica. Abbiamo trovato Aerodactyl come Pokémon. Intanto ancora speriamo che continui, che non sia un solito buco epic file che ti blocca. Allora qua troviamo, raga, Pokémon roccia e Pokémon ferro, acciaio, per esempio nella profondità abbiamo trovato Aron. E inoltre troviamo anche Pokémon terra e anche Pokémon del buio, per esempio Zubat. Le troviamo nelle profondità, quindi nelle zone più buie. Intanto abbiamo un bel po' di carbone, raga, e intanto del ferro. Meglio così, perché il carbone
carbone serve perché appunto dobbiamo farci tante fornaci, ma soprattutto serve anche il ferro, perché col ferro poi appunto ci dovremo fare l'incudine, che col quale poi lavoreremo le ghicocche e ci faremo per l'appunto i coperchi per le pokeball. Intanto passa la linea a Madden, che vi parlo un po'. Vai Madden, parla un po' col pubblico. Ok, a Milano piove un po' e qui a Novi è parzialmente soleggiato. Dai, allora, che pensi? No, cioè io penso che allora che, intanto che culo che abbiamo trovato tutto sto carbone, che ci droghiamo con carbone noi. E secondo, spero di trovare un Pokémon e di leccarlo tutto con il nostro Charmander, se non so se si dice così, perché non è che sono tanto esperto di cazzo. Un buco. Allora raga, proviamo a scavare un po', guardiamo se per caso ci porta da qualche parte. Affanculo, li odio sti buchi. Scendiamo giù Fede, così o rischiamo? Andiamo. Rischi di cadere nella lava poi. E ciò è molto pericoloso. Facciamo così, aspetta. Tanto qua non ci sono buchi. Vediamo se troviamo qualcosa, perché ci serve. Ok, non c'è niente. Diamo delle torce raga, almeno vedete anche voi. Proviamo a poi scendere giù ragazzi per trovare semmai qualche alta grotta o qualcosa, perché è già finita, cioè una grottina un po' di merda. A quanto siamo di profondità? 45, siamo in alto. Pensavo già di essere in basso. No, siamo in alto. Fede, se mai arriviamo fino a 30, se non troviamo niente torniamo indietro, torniamo su. Sì, andiamo, poi torniamo in quella nel video di prima. Appunto. Ragazzi, ok, sono troppo piccolo. Piano piano i picconi ci lasciano. No, niente Fede, 37, provo ancora a scavare sti blocchi qua. Aspetta che scavare in linea retta non porta mai a qualcosa di concluso. Ho trovato la ferro. Abbiamo trovato il ferro però ragazzi, buono che serve il ferro, serve. Solo che ci dobbiamo trovare la bauxite, che è l'alluminio. La bauxite grezza, una volta cotta nella fornace, ci dà per lo appunto l'alluminio. Volevo farvela vedere. C'è un buco? No. Cazzo, vaffanculo, ho sbagliato. No, niente ragazzi, buon, risaliamo. Prendi il ferro. Ok, risaliamo su ragazzi. Ci raccattiamo tutte le torce e ce ne torniamo su. C'è la furetto che mi voleva dire, vai, ancora lasciamola. C'è la furetto, vuoi dirmi? Mi era sembrato di aver visto qualcosa, ma mi ero sbagliato. Cioè, cosa? Mi era sembrato di vedere qualcosa, ma mi ero sbagliato. Bella. Cosa ti è sembrato di aver visto? La pietra rosa, bauxite, cosa ti è sembrato di aver visto? Bauxite. Che potenza, la bauxite di fede. Ok ragazzi, siamo saliti. Ok, torniamo indietro quindi al bivio di prima, giusto? Aspetta. Esatto. Ah no, qua dove siamo arrivati prima. Ok, aspettate raga, aspettate. Ok, aspetta. Siamo, ok. Ah, si scende invece. Era uno scherzetto. Si scende, furetto. Zen. Quanto siamo qua di profondità, ragazzi? 59. Siamo un po' in alto. Niente, mi sembra di aver visto del ferro. Il buio gioca brutti scherzi. Bauxite, ragazzi. Ok, ve la faccio vedere. Allora, avete visto che è un colore un pochino più... Aspetta, vi metto a confronto il ferro, almeno vi regolate. Ecco. Questo qua è il confronto. Il ferro è un rosa chiaro, mentre questo qua è un tipo un giallastro. E la bauxite però si può prendere solo con un piccone di ferro. Quindi noi ragazzi, non ci siamo dimenticati di portarci dietro... Niente, non ce l'abbiamo. Una crafting, che almeno ci facciamo mangiare il piccone. Niente ragazzi, comunque torneremo. Intanto scaviamo semmai un po' qua attorno per vedere se ce ne sono degli altri, perché sì, ecco ragazzi, ce n'è ancora. Si può prendere solo col piccone di ferro. Sì, ce n'è. Se ne può prendere solo col piccone di ferro. Quindi semmai torniamo dopo
e ce la prendiamo. Perché ragazzi, è finita qua. Qua è finito il buco. Quindi direi di fare una cosa. Noi andiamo a casa, facciamo il piccone di ferro, ritorniamo, prendiamo la bauxite, ce la prendiamo, la portiamo a casa, e poi facciamo riprendere il filmato da là, perché tanto qua ormai è finita la nostra grotta. Facciamo riprendere il filmato da là, che almeno vi facciamo vedere un po' come si lavora l'alluminio e la bauxite grezza. Quindi a dopo, ciao belli. Ragazzi, tornando indietro, cioè verso casa appunto, che stavamo per uscire da miniera, ho visto questo e volevo farvelo vedere. Avete visto questo foglia? È un po' più strano rispetto alle altre. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete? È un po' più strana. Perché? Anche questo qua è un frammento. Frammento di pietrafoglia. E con questo qua potete evocare appunto l'altro uccello leggendario. Intanto ci raccogliamo le ghicocche. Quindi boh ragazzi, siamo arrivati a casa. Mi prende tanto queste ghicocche qua che torniamo qua in giro. Siamo arrivati a casa, non c'ho un'idea. Quasi quasi ci fottiamo la lana. Voi che ne dite? Ci fottiamo la lana che c'è qua e ci facciamo il letto. Tappiamo sto poco qua con la terra. Bella, ci sta. Come riciclare, eh? Ok. Adesso abbiamo trovato, ci facciamo il letto, quindi andiamo qua sulla craft, assi di legno sono qua. Dove sono le assi di legno? Niente, no. Sono finite. Ce le facciamo, tanto non ci vuole tanto farsi delle assi di legno. Ok, ce l'abbiamo fatte. Ma tanto vale sprecare sull'ultimo tronco. Ok. Allora, il letto, vabbè, si fa così e così. Ok ragazzi, ci siamo fatti il letto. Ok, bella, ci siamo fatti il letto, che almeno possiamo saltare la notte. Intanto il nostro Pokémon può recuperare un po' di energia. Ah, intanto proprio di energia, mentre non c'eravate, ci siamo avuto uno scontro con un PJ. E comunque fortunatamente ce l'abbiamo l'abbiamo ucciso. L'abbiamo battuto. Non l'ho manco filmato, che comunque è stata una battaglia comunque abbastanza veloce. Ok, allora la ghicocca questa qua è cotta, facciamo cuocere pure quest'altra. Adesso vi faccio vedere un po' come si lavora l'alluminio. Cioè, ci prendiamo il piccone di ferro e ce ne torniamo in miniera. Quindi ragazzi, vado a prendere la bauxite e riprendiamo da qua, che vi faccio vedere come si lavora. Ciao belli. Bentornati ragazzi, ok, siamo qua, abbiamo raccolto la bauxite, l'ho messa nella fornace, appunto ci dà il lingotto d'alluminio. La bauxite grezza appunto ci dà il lingotto d'alluminio. Allora, adesso vi spiego un po' come si fa, cosa si fa con il lingotto d'alluminio. Allora, prima di tutto ci dobbiamo fare con i lingotti di ferro. Sì, ce li ho dietro, abbiamo trovato anche dell'altro ferro, la miniera ragazzi. Li dovete disporre in questa sequenza e vi creerete appunto l'incudine. Eccolo qua. L'incudine. Per lavorare l'incudine serve però uno strumento, che è il martello. Il martello come si crafta, ragazzi? Il martello si crafta nel seguente modo. Così. Ecco qua. Questo qua è un martello di ferro. Ok. Quindi abbiamo un martello di ferro e ci dobbiamo fare per le Pokéball anche una base, una struttura. Come si fa a fare la base? Dobbiamo mettere tre lingotti così. Ecco qua, abbiamo fatto 5 di disco ferro, ragazzi. Ok, la stessa cosa si può fare anche con quelli d'alluminio, eh? Avete visto? Solo che ve ne dà di meno. Ok, ragazzi, adesso vi spiego un po' come sarà. Ci mettiamo la... Scusate, ci mettiamo la... Dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo? Qua, furetto, dai. Ci mettiamo qua l'incudine. È una cosa. Quelle... ci servono poi... Ah sì, ne ho tre, bella, tre cotte. Ecco qua, oggi ci crafteremo la Pokéball. Quindi ci servono tre di ghicocca rossa cotta. La mettete nella crafting table. Ecco qua, disco grezzo Pokéball. È grezzo, non possiamo ancora assemblarla. Intanto ci sono già i... Mi devo fare anche i pulsanti, ragazzi. Quindi ok, mettiamoci, ci facciamo i nostri pulsanti. Ok. Adesso, cosa dovete fare? Mettete qua il disco grezzo della Pokéball o il disco di ferro. Mettiamo per esempio il disco di ferro. Ok.
e col martello ci picchiate sopra e lo lavorate. Ecco qua, ci ha dato la base in ferro. Dobbiamo far così con tutti gli altri. Vabbè, la finita. Comunque adesso ragazzi, per annoiarvi troppo, perché comunque è un po' lungo, ne facciamo una di base di ferro e ne facciamo anche uno di disco di pokeball. Vi faccio vedere subito come si fa. Cioè facciamo due, tanto per essere in numero impari, tanto che abbiamo fatto due di cose. Ok. Ok, adesso andate sulla crafting table, mettete sotto la base di ferro o la base d'alluminio, quello che volete. In mezzo il pulsante, in questo caso ce ne mettiamo due, e sopra ci mettete non il disco grezzo, è quello che avete lavorato, quindi il coperchio della Pokéball. Mettete sopra, ecco qua ragazzi. Ta-dan! Due Pokéball. Avete due Pokéball con i quali appunto potete catturare il vostro Pokémon e quindi mettervelo nell'arsenale insieme al vostro Pokémon, portavolo dietro il nuovo vostro compagno d'avventura. Buon ragazzi, vi salutiamo. Questo qua è la fine del nostro primo episodio della nostra prima serie, cioè di questa nuova serie, i Pixelmon. Ci rivediamo nel secondo episodio. Quindi ciao belli, un saluto a tutti e un abbraccio dai Triple Zen, ragazzi, I love you, vi amo. Abbiate di fare il ricchione in continuazione. Bella ragazzi, un saluto, ciao ciao.